Subito Salerno, allenatore Ventura, vice l'ex Tiziano De Patri. Campo caldo che evoca però ricordi recenti, dolci e soprattutto esaltanti. 2-4 tripletta di Mancuso lo scorso dicembre. Quindi il debutto casalingo con la neopromossa Pordenone. Trasferta di Cosenza, di nuovo all'Adriatico con Lentella, altra matricola che tuttavia ha già frequentato la B. Poi nell'ordine Cittadella fuori, Crotone in casa, la sentitissima sfida di Ascoli e il duplice match davanti al pubblico amico con lo Spezia e il Benevento di Pippo Inzaghi, team accreditato alla vittoria finale. Le sfide con le altre big soprattutto nella seconda parte, alla 12esima Empoli, la giornata successiva in casa con la Cremonese, alla 16esima Frosinone, ultima del girone di andata col Chievo all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Così il tecnico del Pescara, Luciano Zauri. Banalità a parte, l'unica incognita siamo noi, nel senso che comunque sia noi siamo alla ricerca di una verità, no? Chiaramente capire la nostra forza, la nostra voglia appunto di metterci in gioco. Ho un gruppo di ragazzi che è smanioso di iniziare, questo sì, siamo assolutamente umili, non siamo presuntuosi ma siamo ambiziosi, quindi vediamo un pochettino quello che ci riserverà appunto la prima di campionato e poi man mano tutte le altre. Abbiamo voglia di iniziare perché comunque sia il ritiro è stato ed è ancora in gioco, quindi chiaramente abbiamo tempo ma abbiamo voglia di iniziare. Debutto comunque di fuoco a Salerno. Beh, assolutamente, insomma, la Serenità è una squadra che secondo me punterà a fare un campionato di vertice, per cui sarà anche un banco di prova. Noi ci siamo, inizieremo col migliore appiglio. Tu sei in attesa naturalmente di un esterno, ne ha parlato lo stesso presidente, addirittura potrebbero arrivare due esterni, ma anche la mezzala, purtroppo la Tegola TB. Beh, noi, come ho detto nella prima intervista, noi siamo alla ricerca di giocatori bravi, per cui sicuramente sugli esterni abbiamo qualche lacuna, ma siamo tutti consapevoli di questa situazione. Sicuramente faremo qualcosa, il tempo è dalla nostra parte perché manca ancora un mese, anche a metà campo abbiamo qualche problemino, tra virgolette, ma ti ripeto, abbiamo tutto il tempo per poter mettere mano, non abbiamo fretta, abbiamo voglia di fare bene. Sappiamo qualcosa di più preciso su TB? Beh, assolutamente no. Siamo dispiaciuti ma chiaramente siamo anche fiduciosi che possa tornare presto. Senti, la sincerità, ma Marras è fuori dal progetto sì o no? Ma in questo momento è a immagini semplicemente perché comunque sembrerebbe in attesa di trasferimento. È chiaro che a fine mercato dovesse rimanere parleremo di altre situazioni ovviamente. Questi primi test insomma non hanno dato grandi indicazioni, soprattutto perché gli avversari erano di piccolo medio capodaggio. Per carità, il Pineto ha fatto una buona squadra, però sono amichevoli che non fanno sostanzialmente test, no? Assolutamente d'accordo, così come avessimo affrontato squadre di Serie A magari vincendo, è comunque un calcio di agosto, vale poco, serve semplicemente a non farsi male e a mettere minuti nelle gambe. Emozionato oggi, questa sera? Sì, assolutamente sì, insomma, la prima da tecnico è sempre un'ottima sensazione, una bella emozione comunque. Essere qui e aspettare le sorti appunto della propria squadra è qualcosa di particolare, me la sono goduta, dico la verità.